You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Ok. Cosa dire? Mi chiamo Ethan. Ethan Winters. Gli eventi a casa dei Baker risalgono a 3 anni fa. Stavo cercando mia moglie, che era sparita. Avevo una sua mail. Voleva che andassi da lei e sono finito in un posto sperduto in Louisiana. Ho trovato Mia. Era prigioniera in uno scantinato buio. Era fuori di testa. Mi ha attaccato come un animale selvatico. Poi ho scoperto che era stata infettata da una specie di muffa. Ho cercato in tutta la casa un antidoto, un vaccino o qualcosa. I suoi abitanti erano già infetti. Quel che ne restava non era umano. A causarlo un'arma biologica con le sembianze di una ragazzina. Si chiamava Evelyn. Ho combattuto contro la famiglia e mi sono procurato un siero per curare Mia. Poi Chris Redfield e i suoi sono arrivati e ci hanno salvato. Può bastare. Non voglio parlare mai più di quello che è successo. Ora è finita. Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparve allora il gran pipistro, la salutò con calore mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. «Vieni, bambina, riscaldati», le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. «Vieni, bambina, riempiti lo stomaco!» Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. «Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più, ringhiò. Di più, ora ci è dovuto.
In un lampo venne imprigionata in uno specchio. Ecco, ora dorme. Perché una storia così inquietante ha soltanto 6 mesi? In libreria hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Comunque, Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Sei solo paranoico, Ethan. Non è... Lascia stare, scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Preparo la cena. Tranquilla, Rose. Tua madre non vuole ricordare. E non la biasimo. Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto. Quando sarai grande, brinderemo insieme, ok? Il suo compleanno arriverà presto. Cresce così in fretta. Godiamocela il più possibile. Mia prepara tutto in casa e la roba si accumula. Quando farà più caldo, andremo a passeggio. Fa la brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Io e la mamma adoriamo questa canzone. Ci siamo quasi. Tesoro mio, non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Rose sta bene. Con quello che ho visto non è paranoia.
Vorrei che il tempo si fermasse. Bisogna pulire prima che Rose inizi a camminare. Se ne sono dimenticati tutti. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. Che ritrovarti in Louisiana... La gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Mia! Sta giù! Mia, oddio! Chris, ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Forza, cammina! Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Un segno al sicuro. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan, no. Rose. Fuori di qui. Dottoressa. Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo. Ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so.
Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci? Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Dov'è Chris Redfield? E Rose? Che passa? Questo è un canale riservato. No, 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 no. Cazzo. Che diavolo è successo qui? Thank you.
cosa è successo? Ma dove diavolo mi trovo? No, non c'è nessuno. Cosa hanno fatto? Saranno scappati via all'improvviso. No, no, calmo, calmo. Chi sei? Chi ti manda? Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? No... Oh no! Arrivano! Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma! No, perché dovrei? Dimmi cosa c'è là fuori. Ehi, vuoi ascoltarmi? Ehi, ma cosa? Merda. Un cadavere. Ce ne sono altri.
Cristo santo. Che cos'è successo a questo posto? Ma che cazzo? Salve. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti? Yeah.
cazzo. Finiscono mai!
Aspetta, aspetta. Nella vita e nella morte rendiamo gloria. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Sei tu il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui.